grossa pietra nel fossato fuori del perimetro del Palazzo Reale, ma questo ritrovamento era identico a un altro ritrovamento che io avevo curato qualche anno fa. Anche lì c'era l'asse del letto sotto una grossa pietra, però non si trattava di Minosse ma di un ancor più leggendario re, e cioè il re Ulisse. Ora, io ho visto la foto questa mattina, devo dire che mi sembrava la stessa, cioè proprio si vedeva la pietra, si vedeva il fossato, non si riusciva a capire se si trattasse del fosso, del masso, dell'asse di Ulisse o del fosso, del masso, dell'asse di Minosse. Ecco, è vero che il re di Itaca aveva fatto sotterrare assieme all'asse del letto anche il suo vecchio cane, Argo, sapete che era un cane di grossa taglia, ma altrettanto vero che Minosse aveva fatto sotterrare un animaletto che gli teneva compagnia a palazzo, un piccolo tasso, insomma, con cui amava giocare. E i resti sono troppo pochi, non si riesce a capire se si tratti della carcassa del molosso grasso, del fosso, del masso, dell'asse di Ulisse, o della carcassa del tasso basso, del fosso, del masso, dell'asse di Minosse. E gli studi sono concentrati proprio su una piccola frazione d'osso, proprio per capire se si tratti dell'osso grosso, della carcassa del molosso grasso, del fosso, del masso, dell'asse di Ulisse. Bravo. O dell'osso rosso. Bravo, bravo. Della carcassa del tasso basso. Vado avanti, vado avanti. Non ho finito. Ah, è finito. Ah, io speravo. Non dell'osso rosso, della carcassa del tasso basso, del fosso, del masso, dell'asse di Minosse. No, si tratterebbe di un terzo animale importato dall'Africa, un opossum, e in questo caso abbiamo dei documenti, sappiamo a chi è appartenuto, all'antico re africano Manasse, e sappiamo che l'opossum non era del tutto sveglio, in questo caso però, signori, l'asse non sarebbe quella del letto, perché in Africa c'erano ben altre abitudini. Proprio così, ci troviamo di fronte all'osso rimosso, della carcassa dell'opossum fesso, del fosso, del masso, dell'asse, del cesso di Manasse, e questo mi ha convinto. Bravo.